Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video di acquisti, gli ultimi acquisti e regali che mi sono stati fatti, visto che di recente è stato anche il mio compleanno. Non diciamo l'età perché non si può dire, lo potete intuire dalla parte finale del mio nickname. Comunque, ho fatto un po' di acquisti, ho avuto pochi regali, tanti altri sono stati soldini, oppure questo jeggings che mi ha regalato mamma di questo corsina, perché è stupendo. Ancora soldini, vabbè. E poi ok, ho acquistato un po' di cose random. Partiamo subito. Allora, normalmente partirei dalle buste chiuse, ma oggi voglio partire dagli acquisti che butto all'interno del mio sacchettino personale perché sono sfusi, non hanno propria busta. La prima è l'acqua di Vichy, l'acqua termale di Vichy, che non mi fa impazzire, però mamma l'ha trovata in offerta e quindi me l'ha presa. Poi ve lo faccio vedere così per evitare che mi si veda l'indirizzo, degli acquisti su Amazon per quanto riguarda le cover del cellulare, e questa è quella che ho sbagliato. Sì. Allora, c'è il pirulino che non è incoordinato, quindi credo che sia una cosa extra. Praticamente è una penna per poter utilizzare il touch, e in più ha questo pirilicchio per poter chiudere il foro delle cuffiette per evitare che si entri della polvere. Allora, praticamente di recente mio papà ha comprato il Nokia 6,50, io il Nokia 6,40. Volevo questa cover che è stupenda, ma per il mio, perché ovviamente papà le cover non gli interessano, invece ho sbagliato e quindi ora la terrò. Devo assolutamente comprarmene una per il mio perché è troppo bella, è un colore stupendissimo. Troppo carina. Me ne sono accorta poco dopo aver cliccato "Conferma ordine, conferma ordine!" urlando come una pazza. Ho girato lo sguardo, ho guardato di nuovo il computer. Porca paletta, ho detto, vabbè, fa niente. Volevo restituirla, ma per quanto ho capito costano di più le spese di spedizione per la restituzione che quanto l'ho pagata. Comunque, dei prodotti che in internet ritrovo, link eccetera, ve li lascio giù nell'info box se avete curiosità. Invece quest'altra, sì, ve la mostro così, è la cover che poi alla fine era la seconda cover che avevo scelto, che alla fine è adatta per il mio cellulare, è una cover nera. Allora, è della case, mobile case, I think cinese. Allora, un attimino che ve la faccio vedere. Oddio. Allora, ha un pirulino sempre da dover inserire come si chiama? Nel buchino delle cuffiette che c'ha il visino, non so se si vede, voglio aprire un attimo, sto cadendo tutto. Aspettate. Perché questa è veramente carina, l'ho scelta apposta questo modello perché aveva questo pirulino. Ed erano diversi neri. Allora, questo è il pirulino, questo qua si mette all'interno del cellulare e ha lo sbrilluccicoschio, si vede, sì, ha il faccino di un volpino e la codina con gli sbrillini, è troppo carino. Come sto dicendo, è la motivazione per la quale ho scelto questa rispetto ad altre. Poi, oddio, sta cadendo tutto, dentro c'è una pennina sempre con il touch, il cosino per fare il touch, cioè per utilizzare il touch, nera, molto elegante, devo essere sincera, e anche la penna normale per poter scrivere. Mi piacciono un sacco, ne ho diverse, anche non uscite con le cover. Ne ho due uscite con le cover, mi piacciono tanto. E questa è la cover che ho scelto. È nera, una ecopelle, bruttissima, leggermente lucida. Non so se si vedono degli intarsi, sono tipo dei fiorellini. Io le scelgo sempre al libretto. Qua ha tre spazi per inserire
varie tessere e poi lo spazio da mettere. Corrispondono anche i forellini e c'è anche il gancettino che io utilizzo perché il cellulare è molto grande, però spesso e volentieri io le borse sono ancora più grandi e quindi me le perdo. E dentro c'è anche la plastica per proteggere lo schermo. Da quando ho iniziato a acquistare cover per il cellulare, io ho la bellezza di 7-8 maschere per proteggere lo schermo e ne ho messa una all'inizio e non ho avuto più esigenza di metterne altre perché è rimasta abbastanza adesa. La prima volta che la misi c'aveva un po' di bollicine e poi piano piano sono sparite da sole e quindi non ho avuto esigenza. Poi ancora da questa busta esce un orologio gigante rosso, me l'ha portato mio papà, lo metterò in funzione. Anche questo giallo che ho polso me lo portò mio papà da una conferenza. È bello grande, molto sportivo, mi piace tantissimo. Poi degli applicatori in silicone sono 6, sono della Mia Style, li ho pagati 1,40 euro in un supermercato che si chiama ADI, è un tipo un discount. Mi stavano finendo e tengo sempre diversi in scorta. Poi un deodorante della Sauber Deo Iper sudorazione 48 ore. Roll-on senza sali di alluminio, senza alcol, senza parabeni, con additivi emollienti. Mi sta finendo, mamma me l'ha comprato, grazie mamma. Poi uno smalto della Wet n Wild Mega Last, che numero 6? E 2022 Brick the Ice. È un bianco perlato con delle perlescenze sul rosa viola, molto carino, mi piace tantissimo. E quanto è stato? Fine gennaio, inizio febbraio ho avuto l'influenza e la mia mamma ogni volta che sono malata mi porta a casa un pensierino. Questa volta è stato questo bellissimo anello fatto con queste pietre, che stupendo! Mi piace tantissimo. Questa in estate secondo me spacca. Ok, poi, ah sì, e anche questo ciondolo in argento. Se si vede, molto fine, molto delicato, mi piace tanto pure questo, vedo loro anche sulla maglietta nera, potrebbe starci, è molto delicato. Ok, allora continuando con gli acquisti, sono passata alla bottega verde perché avevo degli saldi, sconti per il mio compleanno e ho preso questa crema idratante piedi con l'olio di jojoba, secchezza. So che sta arrivando il periodo di iniziare ad aprire le scarpine, iniziamo a curare un po' più intensivamente il piede, fa sempre bene. E ho preso anche questa crema della linea Uva Rossa di Palazzo. La sentite? La Billy che sta sognando. Carina. Comunque, di Palazzo Massaini, crema viso antietà con estratto di uva rossa e zuccheri dell'uva, antiossidante, idratante. La metterò subito in uso perché non ne ho più. E poi, ho comprato della linea, quella di trucchi, il correttore stilo illuminante, antiocchiaie, vitamina E, estratto di vaniglia. Correttore liquido e duplice funzione coprente e illuminante. Una semplice pennina per correggere le occhiaie e illuminare. Era finita quella che avevo e quindi sono andata ai ripari. Poi come pensierino per il compleanno ho avuto questo campioncione di profumo da 2 ml, 3 ml, non ricordo. Però si presenta, oh, benissimo, carina, dei Giardini Toscani Podere Fiorito, che bel nome, ovviamente campioncini. Allora, splendida, trattamento occhi antirughe illuminante con estratti di fico e d'India di Sicilia,
Poi pepe rosa, crema idratante, crema corpo vellutante e giglio dorato latte corpo. Ok, poi vabbè, soliti sconti e sconticini, ma al momento non ne voglio usufruire, quindi probabilmente non ritornerò nel breve periodo da Bottega Verde. Per ora sto bene così, non mi manca nulla, ma non ho idee cosmetiche almeno da dover acquistare, cose cosmetiche da dover acquistare, scusate se mi rivolto un po' più avanti. Poi il regalo di una mia carissima amica è stata da Casanova, sapendo che è quella che ha sbagliato, tra virgolette, che ha regalato il doppione di porta orecchini che vi ho raccontato qualche video acquisto fa, mi si è anche spaccata un'unghia, complimenti. Ha deciso che nelle prossime occasioni di regalo mi regalerà qualcosa per là. Le ho detto no, basta, perché stracolma, fra un po' prenderà il mio posto anche sulla sedia. Comunque mi ha preso due confezioni di organizzatore per trucco, di questi qua trasparenti molto carini, che vado a vedere come sistemarli. Ne ha presi due, c'è lo spazio qua grande, poi due abbastanza profondi, tipo da pennello o qualcosa del genere, e sei da rossetto. Io ho pochissimi rossetti, quindi volevo vedere cosa metterci, però sono troppo carini, ne ho presi due. Sarà troppo carina. Ormai ti farò regali soltanto per la tua vanity. No, ti prego, no! Non c'è più spazio. Ok, ora viene la parte dolente. Ho fatto un'ambassa di scarpe. Ho comprato 4 paia invernali e un paio estivo, elegante perché si deve sposare mio cugino, e quindi ho questa fragetta che si apre, e quindi già le ho trovate, me ne sono innamorata e le ho comprate. Partiamo da queste. Allora, sono del Zodiaco, è un prodotto italiano toscano, sono bellissime, eccola qua. Sono nere, il tacco è lucido, non è molto alto, poco sopra i 10 cm, hanno un po' di para che le rende ancora più comode, e la parte di sopra, oddio, devo levare un attimo l'anello, scusate, appoggio un po', la parte di sopra è fatta così, illumina il piede bellissimo. Questi laccettini vanno fissati alla caviglia, sono bellissime, sì, lavorazione fiorentina artigianale, stupende, mi sono piaciute tanto. Queste non me le faccio vedere al piede per il semplice motivo che porto le calze in questo momento, mi scoccio a togliere le calze per poter rimostrare al piede questa scarpa, e in più non ho ancora il piedino da fata, quindi dobbiamo attendere. Poi queste 4 che ora vi faccio vedere invece sono scarpe invernali che ho preso nei saldi. Allora, la prima è della Just Me, è un color top, sempre un made in Italy, è uno stivaletto più o meno a metà polpaccio, questo bel color fango top con una bellissima para gigante sotto, già le ho indossate, e hanno la cerniera laterale. Dentro sono fatte così, sono molto comode, mi vanno leggermente larghe sul collo del piede, ma sistemo il tutto inserendo un calzino sotto, e quindi non do un po' di spessore. Queste pure, ve l'ho detto, sono made in Italy, mi piacciono tantissimo. Al momento sto usando pochi tacchi perché ho avuto una piccola contusione muscolare. Dice contusione muscolare? Sì, comunque, quindi sto evitando i tacchi da un po'. Però appena riesco ricominciamo a utilizzare tacchi. Il secondo stivaletto che vi faccio vedere è della stessa marca, sono molto simili ma sono in nero, eccole qua, sono leggermente più basse,
hanno la stessa para molto importante. Sotto particolarità hanno questo gioco tipo cavallerizza, che si può anche togliere, c'è una clip sotto, si può togliere, queste le ho messe oggi, si può togliere e lasciare la scarpa un pochettino più semplice. Hanno una cerniera, questa però finisce così, non arriva fino sopra. Queste pure sono di una comodità assurda. Questa è a differenza dell'altra, mi tiene meglio sul collo del piede, sono leggermente più strette sul collo del piede, ma sono comodissime tanto quanto le altre, no, mi piacciono tantissimo. Terzo paio di stivali sono della Braccialini Firenze, un'altra scarpa fiorentina. Questi li ho trovati al mercato che fanno a Battipaglia il giovedì. Sono della collezione attuale, ma li ho pagate 100 euro in meno. Li ho trovati in internet, vi lascio giù nell'info box la pagina, perché sono di una bellezza, almeno per i miei gusti, sono stupendi. È questo bello stivale con un tacco alto ma largo. Avanti sono in pelle, hanno questo cinturino alla caviglia e dietro sono elasticizzate e in più hanno questo dettaglio in oro molto belle. Sono contenta di averle provate perché quest'anno praticamente ho rotto, io sono una collezionista, quindi ho tante scarpe che metto, specialmente quelle un pochino più eleganti di tacchi eccetera, le metto poche volte all'anno, ma quest'anno si sono rotte il mio stivale preferito da sabato sera, lo dico, lo chiamo io, perché è comodo, però c'aveva il tacco alto, mi si è spaccata tutta la suola, mi hanno chiesto 50 euro per ripararle, queste le ho pagate più o meno così, quindi alla fine, poi sono veramente belle, questo gioco qua dietro mi fa impazzire. Non le ho ancora indossate per il problema che vi dicevo prima, ho avuto questo problema alla schiena, ai muscoli della schiena, e quindi al momento non le ho indossate, però se va tutto bene questo sabato me le gioco. Ultimo acquisto e ultimo paio di scarpe per quest'anno, credo, forse quest'estate farò qualche altro acquisto, vengono da, si legge avanti, no, sono di qua, Zalando. Allora, è la seconda volta che acquisto scarpe da Zalando. Quest'estate comprai un paio di sandali azzurri bellissimi, comodissimi, strafighissimi, al 40% di sconto, ero ancora più contenta. Quest'anno cercavo un ennesimo paio di stivali, e quindi un attimo prendo quello che ci sta dentro, e quindi l'ho trovato su Zalando, stavano 160 se non erro, alla fine le ho pagate 80 euro. Mi hanno mandato dei campioncini di questa tisana al mandarino e all'arancia, devo provare, non si sentono odori, cosa in tedesco e il campionario. Io normalmente i vestiti non li acquisto online, perché li voglio provare. Li voglio provare. Le scarpe so che porto 40, quindi mi è molto più facile. Lo stivale in questione l'ho già provato perché c'è il recesso entro 14 giorni, quindi per evitare poi di rimanere senza questo diritto di recesso, ho detto beh, le metto, ieri le ho messe, faceva un caldo di pazzi. Sono scesa con un vestitino di Dieselgual in cotone un po' più pesante, le calze leggere. Sono schiattate in corpo, però le dovevo provare. Allora, ho dato un calcio alla telecamera, però non è caduta. Lo stivale in questione è un semplice stivale nero basso con para
abbastanza non forte come quella che vi ho fatto vedere prima, però comunque ha il carro armato che io adoro. Un tacco comodissimo per il giorno, sono bellissime, sono in pelle. L'unica particolarità, hanno questo cinturino che finisce con come si chiama, la cinta, e ce l'hanno anche sopra. Si apre con la zip e dentro sono tutti foderati molto caldi, sono molto comodi e molto caldi. Sono contentissima di questo acquisto, anche perché l'ho pagato 40 euro, un'ottantina di euro in meno rispetto a quanto erano in saldo, no, oddio, come si dice? Quanto erano in stagione. Ok, spero di avervi tenuto compagnia, che i miei acquisti barra regali vi siano piaciuti. Ora stacco e vado a registrare un video di recensioni. E se ho il tempo anche un altro, così ho un po' di materiale da potervi caricare di volta in volta. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!